quello che accade in maniera molto semplice, alla sua maniera, nelle strade in campo. Se riesco a fare un po' di fare, capisci come lo sviluppo. Grazie a tutti quanti. La serata è un po' particolare, affusa, quindi la grande affluenza non c'è stata, anche perché oggi purtroppo è venuta Bino, la mamma del nostro carissimo amico, quindi tutti gli amici sanno il pensiero da Alberto Bellino. Chi conosce Alberto sa le battaglie, le conquiste che si sono fatte assieme per portare avanti la verità. Che purtroppo questa è una verità nascosta da troppo tempo. Sono 156 anni che hanno nascosto le nostre radici, hanno nascosto la nostra storia. Ci dicono, ci hanno raccontato delle cose da bambini per i quali tutti quanti ci abbiamo veduto, incominciando dalla storia dei liberatori del 1860, che tutte tranne che liberatori, piano piano la verità sta venendo a galla, grazie anche al lavoro di associazioni, di ricercatori come Fernando, tante cose, insomma. Esce fuori. Questo, come diceva Claudio, questo è un monastero particolare, questo qua. Questo è stato dal 1500, è legato alla carità. Qua Maria Longo ha messo il passaggio, la nascita dell'ospedale che abbiamo qua vicino, un ospedale importantissimo per la città, San Gaetano, che qui ha cominciato ad avere le prime attività caritatevole anche per il culto dei morti. Ci saranno tante quelle storie in questo convento, e questo convento è uno degli obiettivi che doveva essere subito distrutto. Pensate alla seconda guerra mondiale, quando gli americani per esempio bombardavano le chiese. Perché bombardavano le chiese? Un duplice motivo: perché nelle chiese la gente dopo il bombardamento andava a pregare, quindi bisognava colpire il popolo napoletano. E soltanto in quel periodo, stiamo parlando della seconda guerra mondiale, non stiamo parlando ancora di 1799, attenzione, qua a Napoli ci sono state 26.000 morti civili, persone che sono morte prima o dopo che uscivano dai rifugi. La gente andava nelle chiese e arrivavano le bombe, che c'erano le persone, bisognava distruggere la forza di resistenza di un popolo, qua popolo napoletano, perché si sa, è un popolo guerriero a volte, cioè quando è tranquillo, è uno dei popoli più tranquilli, però quando le cose cominciano ad andare troppo male, la gente si stanca e diventa un popolo agguerrito, molto sanguinario da questo punto di vista, e qualcosa ci vogliono fare poi all'epopea del 1799. Quindi obiettivi, perché bisognava distruggere soprattutto l'identità del popolo, la fede, perché il popolo napoletano è legato soprattutto ai suoi santi, alla fede, alla tradizione. Questo è uno degli obiettivi principali che periodicamente noi vediamo i riproporsi di questi eventi. Vi ho parlato della seconda guerra mondiale, 1860, ma ricordiamo proprio, una cosa tremenda, in pochi anni 5 milioni di persone subito dopo 10 anni di guerra, di resistenza, chiamarono i briganti, chi si difendeva, serviva per difendere un regno che non c'era più. 5 milioni di persone sono andate via fino al 1913, sono sparite dal meridione, e ancora oggi noi vediamo i nostri giovani che sono costretti ad andare all'estero per emigrare. L'ultima avventura l'avete vista a Londra, in quell'incendio, due ragazzi che qua non gli davano nemmeno 300 euro, qua sono andati a fare subito gli architetti. Questo è il lascito di qualcosa che è incominciato, come diceva Claudio, nel 1799. È stato un taglio netto fra un mondo che poi un mondo tranquillo, eravamo riusciti ad avere una nostra dignità di popolo, una nostra dignità di nazione. Sono arrivati da fuori, hanno cercato di conquistarci, si sono inventati una repubblica che in realtà era per pochi. Oggi vengono commemorati, vedete, a Palazzo San Giacomo, chi si trova a passare, viene recuperato con quei fasci etruschi ai lati. Stanno là, stanno i nomi delle 99 vittime repubblicane di quel 1799. Però per quanto riguarda i 60.000 razze, 60.000 napoletani trucidati in quel breve periodo, nessuno ne parla. E i razzi, il popolo, la gente, insieme ai nobili veri, non quei bardoni, i figli dei nobili che si erano ribellati per spirito di avventura, per chissà che cosa avevano creduto in quell'avventura repubblicana, pseudo repubblicana, come era una conquista da persone che venivano fuori, era la Francia che ci veniva a conquistare, non era certamente il popolo napoletano che stava cercando di mandare via il proprio re, non esisteva. Oggi si ricordano 99 persone, traditori per tantissimi di noi, e vengono commemorati come degli eroi e delle vittime. In realtà, 60.000 napoletani dimenticati. Un attimo solo, accendi la... Sono immagini tutte.
Francesco? Vabbè, si sente, no? Sì, sì, sì. È quello che stavo dicendo io prima. Io questo video non l'avevo visto, quindi non è che abbiamo combinato una cosa per dire questa cosa. Succedeva questo, che la prima cosa bisognava distruggere l'identità del popolo. L'identità del popolo meridionale passa attraverso la fede, attraverso i due santi e attraverso la Chiesa. Quindi il primo obiettivo non era tanto anche la conquista di un regno ricchissimo, e all'epoca non avevamo avuto ancora quelle conquiste che poi ci saranno subito dopo, dopo il 1816 al 1860. Però era un regno che si era consolidato, stava cominciando a dare le terre al popolo, si stava mettendo in cammino, dopo tanti anni di occupazione anche straniera. Anche se per la bisogna dire che c'è un discorso a parte, perché non è nemmeno il periodo spagnolo, oggi viene definito come un fatto negativo, in realtà forse non era nemmeno questo. Questa è la dimostrazione. Cioè, loro volevano distruggere l'identità di un popolo. Hanno tentato nel 1799, si aggredivano le chiese, le spogliavano, si rubava di tutto, però il danno maggiore era quello là di cercare di fare la fede. La gente non doveva andare alle chiese, non doveva riconoscere il suo Dio, non doveva pregare, perché quando le persone si mettono insieme per pregare, fanno forza, diventano anche forze di resistenza e possono anche essere forze di ribellione. E questo non si poteva consentire. Successivamente, nel 1860, sono arrivati i piemontesi, hanno fatto la stessa cosa, la prima cosa che hanno fatto è hanno spogliato la chiesa. Le leggi eversive, si chiamano proprio così, non è un termine nostro, hanno tolto i monasteri, le chiese, hanno scacciato tutti quanti fuori, l'hanno buttata in mezzo alla strada, come raccontava pure Claudio, e questi centri di accoglienza, di aiuto, di carità, di solidarietà, sono stati svenduti. Piano piano si è stato cominciato, abbiamo dovuto aspettare il 1929 per avere il primo recupero con quei parti lateranensi famosi oggi tanto denigrati. In realtà vuol dire che dal 1860 fino al 1929 lo Stato ha combattuto aspramente contro la Chiesa, e il periodo del 1799 è uguale. Si sono ripetute a distanza di 100 anni circa le stesse scene di violenza e scene di aggressione. Napoli ha resistito, non è vero che c'è stata la rivolta contro per cacciare fuori il nostro re, assolutamente. La resistenza è stata dura in città. E quando il popolo si è cominciato a riorganizzare, è partita la Calabria. Un cardinale, un uomo di chiesa, il cardinale Ruffo, che si è messo al comando di pochissime persone all'inizio. Cioè, lui il primo giorno a Pizzo Calabria, lo racconteranno i nostri autorevoli amici che stanno qua, che stanno molto più di me, chiaramente. Non sono una scrittura, né un giornalista, né ricercatore. Faccio semplicemente il presidente di un'associazione che si chiama i Sedili di Napoli, proprio per riportare alla luce quella che era la nostra organizzazione civile, la partecipazione popolare alla vita della città, un'altra cosa. Fa parte di questo contesto, loro sono ricercatori, lo spiegano. Cardinale mi fu una caduta a Pizzo Calabria, trovo già 11.000 persone che lo stavano aspettando. C'era il desiderio di riconquistare quanto prima, e con marce forzate, raccogliendo contadini, pochi militari, poi piano piano si sono aggiunti anche pochi militari, sono arrivati anche dall'estero, che si sono aggregati a questo esercito della Santa Fede. 13 giugno finalmente, dopo tante marce, si libera finalmente, anche quella è la liberazione, si libera Napoli il giorno di Sant'Antonio, si entra trionfalmente e finisce quella triste vicenda che è durata questi mesi, da gennaio, insomma, inizio di febbraio, fino a giugno. Pochi mesi, però sono stati mesi durissimi, perché con le leggi che loro cercarono di imporre in quel breve periodo, cominciando dalle signore che oggi hanno tante osannate, che pensavano di mettere le municipalità, la soppressione delle chiese, uno degli obiettivi primari, ovviamente. Incominciano a mettere i nomi ai mesi, i nomi francesi, non esistevano più, non c'era più. San Gennaro non fece nemmeno il miracolo quell'anno, perché qualcuno ne pensa che l'abbia fatto, 3 miracoli, nessuno dei 3. Lo diciamo oggi perché è mediano, noi sappiamo come vengono i miracoli di San Gennaro, tutti quando ci partecipiamo. La liberazione del sangue, non è quello là civile, cioè quella di dicembre. Però se non c'è il cardinale e non c'è, il deputato della deputazione della cappella del tesoro, è difficile che venga fatto il San Gennaro che ha la sua redenzione alla città. C'è un quadro al tesoro di San Gennaro che diciamo è una fotografia dell'epoca, c'è il pittore, e là si vedono le truppe francesi con i fucili puntati. Perché la gente pregava che San Gennaro non facesse quel miracolo, e San Gennaro probabilmente quel miracolo non l'ha fatto perché non c'è la deputazione, c'è un registro di tutti i miracoli,
da quando è sorta la Federazione 1527 fino ad oggi viene fatto registrato nel loro registro, che viene custodito gelosamente, quando avviene il miracolo, l'orario, il giorno. Ebbene, nel 1799 tre miracoli non c'è nessuna traccia. Hanno detto che invece San Gennaro lo fece sotto la spinta per proteggere anche il popolo e il cardinale, ma in realtà non c'è. In quel quadro, se andate a vedere, non c'è né il cardinale né il deputato della deputazione. Che significa questa cosa? Ha un significato. Molti non gli danno questo. Però anche questo è significativo, perché la gente li aspetta comunque nei momenti difficili, ha bisogno dei suoi santi protettori. Napoli ha cioè, come primo protettore San Gennaro, ma ne sono tantissimi altri. Alle processioni oggi ne escono soltanto 19, 17 dei buste argentee che sono costruiti là, ne sono 59, ma ancora ci vanno anche solo così, 159, sono i santi con patroni di Napoli. Da poco è uscito Sant'Antonio, il 13 giugno, un santo molto amato a Napoli, uno dei nomi più diffusi a Napoli, perché c'è ancora quel ricordo del 1799 in cui Sant'Antonio per diverso tempo, per diversi mesi, è stato il santo patrono di Napoli, il santo principale di Napoli. San Gennaro è stato messo un pochettino in cantucci in quel periodo. Poi il popolo l'ha perdonato di questa presunta partecipazione con a fianco di Giacobini, e San Gennaro è tornato alla sua casa. Non voglio andare oltre, perché comunque l'argomento è importante, il libro è molto bello, dobbiamo ringraziare Claudio che ha avuto l'idea di Fernando che ha avuto l'idea di ristampare questo libro importantissimo. Stanno delle cose da raccontare, qua dentro l'ho letto perché non c'è la possibilità di averlo avuto per tempo, quindi l'ho potuto leggere. Stanno dei fatti che sconosciuti, sono delle piccole perle di cronaca, perché in realtà questa è la cronaca di quegli eventi, non è una racconta posteriore. Viene raccontato precisamente quello che è successo in quel periodo, da Pizzo Calabro fino a Napoli e tutto quello che è successo dopo. E con questo vi saluto, vi ringrazio e passo la parola, non so chi direte, che si mentre